Serve l'impegno, lo sforzo di tutti, è una battaglia di comunità, anche pochi che non rispettano le regole rischiano di fare gravi danni. È preoccupato e non lo nasconde il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federiga, che ha fatto il punto della situazione Covid con il suo vice Riccardo Riccardi. Stiamo vedendo come proprio all'interno di abitazioni private, di nuclei familiari, di non conviventi, si diffonda facilmente il virus. Io capisco, ed è normale sia così, che all'interno delle mura domestiche una persona si senta al sicuro. Elimini il distanziamento, abbassi la mascherina, perché dentro la propria casa o dentro le case si sente, diciamo, protetto, al sicuro. Con questo virus non è così, anzi, il virus c'è anche dentro le abitazioni. Il virus circola da persona a persona e soprattutto con la prospettiva che nel giro di poche settimane potremmo incominciare a distribuire le prime dosi di vaccino. Se riusciamo a stringere i denti per questi giorni, per questo mese, sicuramente riusciremo ad affrontare quel periodo che sarà fondamentale, fondamentale, in una situazione sostenibile. E parlo di situazione sostenibile perché noi adesso riusciamo a reggere questo enorme urto, con sacrifici enormi e con uno stress enorme del sistema sanitario, però partendo da una situazione sanitaria che all'inizio della seconda ondata di fatto non aveva nessuno ospedalizzato per Covid, pochissimi, poche unità. Se dovesse ripartire rapidamente la terza ondata con gli ospedali così carichi, il sistema non può reggere in nessuna parte d'Italia e del mondo, sia ben chiaro. In merito all'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid, Federiga sottolinea che il governo non metterà a disposizione per le prime dosi personale in più, quindi bisognerà usare quello a disposizione, che è già carente. Io capisco, guardate, badate bene, i dubbi, perché me li sento dire anche a me, che ci sono sui vaccini legati al Covid. Però dalle informazioni che ci giungono dall'Istituto Superiore della Sanità certificano che la platea sul quale sono stati testati i vaccini è estremamente ampia, ma è stata una limitazione di numero per la velocità. Sono state velocizzate le procedure autorizzative e verranno velocizzate ovviamente per l'emergenza che stiamo vivendo, però io non sono né un medico né uno scienziato. Io penso però che dobbiamo fidarci di chi è predisposto a fare questo tipo di valutazioni, altrimenti se ognuno va per sé, c'è il rischio che valga tutto il contrario di tutto.